primo gennaio, non appena le condizioni ambientali lo permettono, ha inizio la vita sulla Terra. Subito dopo compare il primo replicante a base di DNA, l'antenato comune di tutte le forme di vita esistenti. Successivamente, i primi cianobatteri determinano la fotosintesi nell'atmosfera, che satura di ossigeno di scarto, avvelena quasi tutti gli organismi precedenti. Una catastrofe per tutte le forme di vita esistenti, ma allo stesso tempo una benedizione per il futuro genere umano. Il 27 maggio, le prime cellule con il nucleo. Il 2 di novembre, i primi organismi pluricellulari. L'8 di novembre, i protocordati, antenati dei vertebrati. Il 15 di novembre, il DNA genera le piante. Il 24 novembre, i vertebrati si adattano alla terraferma. Prima la vita era stata quasi esclusivamente acquatica. Il 9 di dicembre inizia l'era dei dinosauri, che finisce bruscamente il giorno prima di Natale, verso sera. Il 26 di dicembre i primati si diversificano dai mammiferi. È il 31 di dicembre, l'ultimo giorno dell'anno, e alle 10 del mattino si evolve l'antenato comune tra noi e gli scimpanzé. Solo alle 23:32 minuti nasce in Africa la specie Homo sapiens. Alle 23:58 minuti ancora non c'è segno di civiltà. Alle 23:58 minuti e 20 secondi finisce l'ultima glaciazione e l'uomo inventa l'agricoltura. Alle 23:59 e qualche secondo inizia la storia così come la conosciamo. Si sono evolute e continuano ad evolversi. E noi cominceremo questo viaggio questa sera proprio da qui, da dove lui ha finito, da questo così semplice inizio. E ci chiederemo esattamente questo subito all'inizio, cioè com'è che la vita ha avuto inizio? Cos'è successo in quel primo di gennaio che avete visto adesso nel calendario cosmico? E come è nato il primo replicante? Avete visto quelle bolle rosse che si dividono? Il primo replicante, cioè il primo organismo capace di fare coppie di se stesso, non solo, ma di trasferire poi ai suoi figli le istruzioni per fare altre coppie di se stessi e poi altre coppie ancora e ancora all'infinito. Questo gioco continua ancora adesso.